Benvenuta a una nuova Ikea di Pasqua con Fiskbo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi mi è venuto un Ikea pasqualizia, sì, proprio pasqualizia, conio questo nuovo termine, e mi è venuta con una cornice veramente, veramente low cost che ho trovato all'Ikea. 70 centesimi, la Fiskbo 10x15 cm. C'è in tre colorazioni, bianca, rosa, azzurra. Io, avendo il figlio maschio, l'ho presa azzurra, e qui adesso trasformeremo questa semplice cornice in un delizioso lavoretto di Pasqua. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa sviluppare la nostra Ikea idea con Fiskbo, questa cornice carinissima che ho preso a meno di un euro all'Ikea. Voi potete svilupparla come più vi pare, con quale cornice, con qualunque cornice voi vogliate, e soprattutto questo potrebbe essere anche un'idea carinissima per un bigliettino, una card, quindi potete svilupparla anche senza cornice, sostituendo la cornice con un cartoncino. Un bicchiere di plastica da caffè, la nostra immancabile attacca tutto, anche una colla in stick va bene, ma l'attacca tutto è sempre meglio. Ci occorrerà anche dello scotch biadesivo per creare il washi tape, un paio di forbici, una matita, un mini pompon, della carta da quotidiano, una bella carta decorata. Noi prepariamo il nostro Fiskbo. Apriamo la confezione e rimuoviamo la plastichina, lasciamo soltanto la cornice. Quindi ricalchiamo la porzione che era occupata dal similvetro, dal plexiglass, e ritagliamo la carta che abbiamo scelto di usare come fondo. Ok, quello che avremo alla fine sarà questo. Prendiamo adesso la carta di giornale e prendiamo delle parti scritte in maniera che ci piacciono. Prendiamo il nostro bicchiere di plastica e ricalchiamo la base del bicchiere e ritagliamo il cerchio. Adesso, sempre con la base del bicchiere, mettiamoci qua un po' più su e ritagliamo invece la parte dell'imboccatura del bicchiere, del bordo del bicchiere, la parte più grande. Ok, e così avrete le proporzioni base e bordo del bicchiere. Adesso, con altri due trafiletti, facciamo le orecchie del coniglio. Tutte queste forme potrete comunque scaricarvele dalla pagina Facebook I coniglietti di arte, I coniglietti di Pasqua di Arte per te, perché come vi ho detto quest'anno stiamo dedicando una larga sezione ai coniglietti. Ora taglio anche i cerchietti che avevo disegnato prima e poi di questo taglio un po' la base, così, tac, in modo che la base venga dritta. Alla fine di tutto ciò, assemblandolo sulla nostra cartolina, adageremo anche il nostro pompon. E adesso assembliamo il tutto. Userò la colla in stick per attaccare i pezzi di carta, mentre l'attaccatutto per attaccare il pompon. Alla fine assembleremo il quadretto così. Voglio creare degli angolini con carta di giornale a mo' per arricchire anche la cornicetta, e creo da me il mio washi tape. Come creare il washi tape ve l'ho spiegato in un video apposito che vi lascio tra le schede informative. Attacco 4 strisce di scotch biadesivo, una, e adesso stacco dal piano e ritaglio i miei nastri di washi tape carta di giornale. Prendo la mia cornicetta e con il washi tape adorno gli angolini, così tolgo lo scotch dietro e adorno gli angoli, stando molto attenta ad attaccare bene sino a dentro da una parte e dall'altra. E voilà, e anche questa è fatta, siamo pronti per assemblare il tutto. Mettiamo il nostro coniglietto all'interno della cornice, il retro della cornice rialloggiato al suo posto,
E voilà, ecco il nostro pensierino, veramente veramente grazioso. Questo sarà il regalino che Enzo farà alla sua maestra per Pasqua. Quindi un pensierino molto easy, con veramente quanto? Un euro speso, 1,50 euro, e un pensierino quindi low cost, molto molto carino, che può essere visto anche come, sì, che è un pensierino di Pasqua, ma che potrà essere utilizzato per tutto il resto dell'anno, quindi non relativo solo al Pasqua. Bene, spero che questa idea vi sia piaciuta, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosa da dire. È molto molto bellino, con 70, diciamo che con un euro, facendo il conto di tutti i materiali, con un euro potrete regalare qualcosa di veramente speciale che parli di voi, che sia delicato e che sia dedicato alla Pasqua. Spero che questa Ikea vi piaccia, naturalmente io l'ho fatta con Fiskbo, ma voi fatela con quello che vi pare. Bene, se questa Ikea vi è piaciuta, regalatemi un bel pollice in su e condividetela sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, e vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Sicuramente ancora di Pasqua si parlerà. Non lo so, vedremo. No, Ombretta, è d'arte per te, è tutto. Ciao, alla prossima!